parte oggi questa nuova iniziativa di inclusione sociale sui lidi balneari crotonesi, ma cosa succederà? Il Rotary quest'anno rivolgerà particolare attenzione a una delle linee guida del Rotary International a favore della promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione. A questo proposito, grazie alla collaborazione congiunta di più soggetti, il Rotary come coordinatore, diciamo, del progetto e società private quali Rentbot KR, Lido Tricoli e Lido Paranza, siamo riusciti ad attrezzare entrambi i lidi con due sedie job che servono per l'accesso delle persone affette con disabilità alla fruizione del mare e della spiaggia. Quanto lavoro c'è stato per arrivare a questo obiettivo? Devo dire che sono molto contenta dell'esito di questa iniziativa, concretizzatesi in pochissimi giorni, che ha colto immediatamente esito positivo da parte dei soggetti interessati. Ovviamente abbiamo richiesto anche un patrocinio da parte del Comune affinché iniziative come queste possano servire da emulazione per altri soggetti privati e associazioni che vogliano cimentarsi in azioni nei confronti della comunità, del sociale. Il Rotary gode, sono molto contenta e molto fiero di dire, di grandissima credibilità ed è per questo che la società Redbot KR si è rivolta a noi proprio in maniera spontanea. Non siamo stati noi a ricercare la sua collaborazione, ma ringraziamo il titolare della società, Francesco Lombardo, per la grande considerazione nei confronti del Rotary e la grande attenzione nei confronti del sociale. Quando partirà questo progetto? Oggi, 21 luglio, partirà il progetto e proseguirà fino al 20 settembre. Ci auguriamo che nei prossimi anni si possa ristabilire la stessa intesa per portare avanti il servizio e proseguirlo. Quale sarà invece l'autunno del Rotary? L'autunno del Rotary è all'insegna dell'internazionalità. Il prossimo appuntamento sarà proprio tra pochi giorni. Giorno 23 accoglieremo 10 ragazzi provenienti da tutto il mondo che verranno a conoscere le bellezze della Calabria per il primo Summer Camp tutto calabrese del distretto 2102. Sarà un viaggio entusiasmante, i ragazzi sono tutti minorenni e noi li faremo da cicerone ospitandoli all'interno delle nostre case affinché possano portare nei loro paesi di origine un po' della nostra terra. Diceva la Presidente del Rotary che è stata un'idea che è venuta da sola. Sì, è un'idea che è venuta da sola, ma sicuramente è un'idea legata all'attenzione di tutti i soggetti e di tutti i fruitori di quello che è la splendida costa, perché noi ci preoccupiamo di mare e abbiamo pensato, dopo un piccolo successo che abbiamo avuto l'anno scorso, portando a mare dei bambini speciali che avevano delle problematiche, potevano avere comunque dei piccoli spettri autistici o di tipo Down. E abbiamo pensato quest'anno invece di poter concentrarci anche sui disabili dal punto di vista motorio, attrezzandoci con delle sedie disposte, le famose sedie job che possono dare la possibilità ai disabili di poter entrare direttamente in acqua, naturalmente con un supporto di un familiare oppure in questo caso con la collaborazione dei lidi, quindi dei bagnini o di ulteriori collaborazioni per poter entrare in acqua in autonomia direttamente con la sedia. Questo per far sì che tutti, sia i turisti che naturalmente tutte le associazioni che fanno parte di questo progetto, di questa sinergia, possono usufruire di un lido completamente attrezzato e di poter garantire la fruibilità del mare e della spiaggia a tutti quanti. Ci sarà un periodo in cui la città di Crotone sarà pronta per ospitare le persone diversamente abili? Io credo che la strada è quella giusta e gli investimenti da parte nostra, le sinergie che il territorio oggi sta promuovendo, può creare le condizioni per arrivare sicuramente ad una fruibilità e anche ad una autonomia da parte di tutte le categorie, di tutte le fasce di poter vivere il nostro territorio, sia in acqua che fuori dall'acqua. Ci sono gli strumenti oggi che possono sicuramente portare questa inclusione e autonomia di tutti quanti. Addirittura potersi fare anche la passeggiata sulla pattugia, vista la peculiarità di queste ruote.